Salve, caro amico Pietro Trevisan. Innanzitutto ti voglio fare i miei complimenti per la serie di video che stai dedicando all'esigesi biblica. Ti dirò che io sono ateo, sono razionalista agnostico, ma la tua serie mi piace molto. E poi mi interessa comprendere anche a me. Infatti nel 96 avevo comprato una Bibbia di Gerusalemme che era molto bella, perché io ero ritornato agli studi e volevo frequentare l'ora di religione. Poi a scuola invece il prete è venuto una o due volte e non è venuto più. Allora la cambiai, per fortuna. Andavo in una libreria di fiducia e la cambiai, pensa un po', per la quarta via di Ouspensky e le Metamorfosi di Ovidio. Adesso, guardando il tuo zelo nei commentari biblici, quasi quasi mi pento di averla cambiato. Mi verrebbe voglia di leggerla, perché l'ho letta molto poco, sono più di 6.000 pagine. Beh, vai avanti così che è molto interessante. E volevo aggiungere un mio commentario, siccome mi sono piaciuti molto i commentari che hai fatto sulla costola di Adamo. È molto esilarante tutto, ma il mio umile contributo è semplicemente che la storia che Eva sarebbe stata fatta dalla costola di Adamo è puramente una metafora. Infatti, narra o narrerebbe, lo dico con beneficio del dubbio, io più sono ateo e non mi hanno mai imposto lo studio del cristianesimo. Infatti non sono cristiano, mi avranno battezzato quando sono nato, ma allora, secondo me, è semplicemente un qualche cosa che fra le altre cose indica la subordinazione della donna all'uomo. Infatti, tu forse me ne darai conferma che l'ebraismo è una società patriarcale. Infatti sono stati demonizzati tutti gli dei matriarcali, come la dea madre. Per esempio, c'è stato un periodo di transizione nel quale la vacca era adorata come in India, come animale sacro, perché rappresentava anche la dea madre, la terra. E invece poi si è passati a dire porca vacca, per proprio la società patriarcale la vacca non ha più lo stesso valore. Queste sono tutte congetture mie, però io dico che ha a che vedere, è un aneddota quello della Eva fatta dalla costola di Adamo, proprio perché sarebbe la donna subordinata all'uomo e al servizio dell'uomo. Erano società patriarcali. E poi anche perché, trattandosi che ci sono delle costole principali e delle costole secondarie, no? False costole chiamate. Forse, ecco, è dipendente in questo la donna dall'uomo, in questa metafora. Beh, sappimelo dire, io intanto seguo tutti i tuoi bei video e ti ho fatto questa video risposta. Mi piace di più che scriverle le risposte. Allora vai avanti così, che anche se sono ateo, seguo la tua esigesi biblica perché mi ispira sempre tanta curiosità e poi sei molto divertente ed occorrente. Complimenti. Ciao.